hanno salvato migliaia di vite nel Mediterraneo e hanno dato accoglienza ed assistenza psicologica ai reduci di traversate spesso drammatiche. Konstantinos Mitragas, come rappresentante della squadra di soccorso ellenica, e la psicologa Efi Latsoudi di Lesbo sono i vincitori del premio Nansen per i rifugiati, attribuito ogni anno dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Uno dei momenti più difficili che abbiamo mai dovuto affrontare, non lo dimenticherò mai, è stato quando ci siamo trovati a dover assistere una donna che aveva perso tre dei suoi figli. Eravamo tutti senza parole, tentavamo disperatamente di trovare una maniera di alleviare il suo dolore, ma non c'era alcun modo di esserle d'aiuto. Il nostro compito era soccorrere persone che non indossavano nemmeno il giubbotto di salvataggio, non si possono neanche immaginare le condizioni di quel che usavano come barche. I nostri interventi avvenivano principalmente di notte ed eravamo circondati da persone da salvare e dai corpi dei morti. Non ci saremmo mai aspettati condizioni tanto complesse, tali da impedire che si potesse arrivare lì con un qualsiasi piano d'azione. Si calcola che nel 2015 la squadra di soccorso ellenica abbia salvato almeno 2.500 persone e che il centro di Lesbo, creato da Efi Latsoudi, abbia dato assistenza a più di 7.000 migranti. Nel momento più grave della crisi migratoria, dice il nostro inviato ad Atene, nelle isole dell'Egeo orientale, i volontari ed i soccorritori ellenici hanno affrontato situazioni inimmaginabili e sono stati testimoni di storie umane uniche e dolorose. Questo riconoscimento premia i loro sforzi ed è uno sprone a continuare a salvare vite umane.